Allora, il controllo di governo, perché questi 10 qua, noi abbiamo già spedito nella fase del governo e della redazione del contratto. Tanto è vero che il tema non fu risolto allora e se voi andate a vedere il contratto di governo troverete una formula che dice revisione del progetto per rispetto dei trattati internazionali. E io ripeto qua esattamente quello che ci scrive nel contratto di governo. Noi siamo disponibili a rivedere il progetto, revisione del progetto, quindi a fare meno opere, fare in modo diverso, risparmiare, che abbiamo già qualche volta indicato tante opere, senza di Susa, piuttosto che opere in territorio italiano che possono essere tranquillamente, o comunque non sono essenziali, però anche rispetto del trattato internazionale, che invece prevede la realizzazione dell'opera. E anche se tu non vuoi fare l'opera, devi vedere il trattato, devi andare in Parlamento e votare la revoca. Ecco, onestamente, noi siamo. Ma può il Parlamento revocare? Sì, può avviare la procedura, perché poi se è contrattato c'è anche l'altro che ha firmato, in qualche modo mettere d'accordo anche con lui. Ma questa roba è da tavola, cioè come la capisco io, premesso che c'è una piccola cosa che si chiama le Alpi, che ci separano dall'Europa, e al netto di quello che uno può pensare dell'Europa, sì o no. Interessa molto più all'Italia essere collegata all'Europa, che la Francia essere collegata in Italia. Per questo motivo che noi assistiamo a cosa che quella crisi di governo, cioè queste cose qua, su cosa che erano magari gli altri, ma no, cioè non è che vogliamo fare questi governi, ma ci sembra di assoluto consenso che l'Italia in qualche modo sia collegata con l'Europa, perché abbiamo un impedimento orografico che ci impedisce di essere come gli altri. Che poi si debba dire, ma perché l'Europa finanzia al 40% il collegamento tra il Belgio e la Germania, che ovviamente in montagna non ne hanno, e finanzia sempre al 40% il collegamento che costa evidentemente il triplo quadro tra l'Italia e la Norvegia con le montagne di mezzo, che è una soluzione che vorremmo fare, che anzi vorremmo porre come tema, perché quando voi parlate di infrastrutture, ben diverso dal parlare di paesi tutti piatti rispetto a l'Italia che è bellissima, però montagne, Appennini, Alpi, su, giù, quindi qualsiasi cosa che fai, ovviamente